Ciao amici di Italia Top Games, rieccomi qui in divisione 6 per cercare di avanzare il più possibile, ma in questo periodo ragazzi registrerò pure per i giorni in cui il campionato sarà fermo e quindi farò una partita a video, se tranne rari casi. Quindi cerchiamo di fare altri 3 punti per avanzare prima possibile in divisione 5, se ci riusciamo ovviamente, e vediamo come va? Siamo in attesa di novità sull'aggiornamento 2.2.0. Sto registrando questo video giovedì alle 14 e ancora novità non ne arrivano. Magari cambierà tutto oggi pomeriggio, anche se non credo. Però davvero una situazione un po' paradossale. Dovrebbe essere l'anno Eclissi, Bari. Dovrebbe essere l'anno zero, dicono, di football questo novembre. Ad oggi ancora è cambiato poco. Speriamo che cambierà tanto presto. Vedremo. Allora, Italia-Bari. Schema di gioco. Aia Rudiger. Aiaiaiai. Militao dentro. Però non avere Rudiger mi dispiace. Davanti c'è questo Coman che mi spinge a inserirlo a posto di Messi, poi lo inseriremo nel secondo tempo. Apriamo questa formazione qui. Haaland magari nel secondo tempo. Avversario 2006-11, 99, Leao, João Félix, Mbappé, Salah, Phillips, Beckham, Davis, Beckenbauer, Militao, Kimmich ed Anthony Lopez. Via, andiamo e vediamo che succede, ragazzi. Voglio i 3 punti, ma penso che non sarà facile. Ben ritrovati amici da casa. La partita che vi presentiamo non ha probabilmente la più dei grandi match. Ha un'importanza Che anche ti relativa nel chiedi quadro generale allenatore? della Qualcuno lo sa, competizione. non me lo Ma ricordo l'orgoglio proprio. è un Non sentimento mi ben pare sia un presente in allenatore questa reale, ma è squadra un fake, e i ma suoi questo mi protagonisti non sbaglio, ne sono certo immuni. eh? La competizione e lo spettacolo in campo non potranno che guadagnarne. Godiamoci 90 minuti del nostro sport preferito. Che stadio! Pochi impianti al mondo possono vantare una storia tanto illustre. Partita già in corso di svolgimento. Fa parlare di sé anche fuori dal campo, ma l'habitat naturale di David Beckham è pur sempre il rettangolo di gioco. Sì, è vero, perché un piede come il suo è un dono di pochi. Prima di lui, ai ragazzini non interessava imitare un giocatore che ha nel cross il suo marchio di fabbrica. E poi le sue parabole impossibili. Non ci credo. Errori che potrebbe metterli nei guai. Cross in arrivo. Gioco fermo, si ripartirà da calcio Bene, bene, d'angolo. bene. Siamo partiti bene. Però dobbiamo concretizzare adesso. Libera tempestivamente. Pericolo sventato, adesso possono ripartire in velocità. Non ci vuole davvero niente per ribaltare una situazione. Gioca una palla lunga. Brutta qui. Fallo è anche piuttosto Ma evidente, la dai. parità. Rafael Leao. Mbappé intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. Neymar e passa. Nessun dubbio qui, calcio Rigore. di rigore. L'arbitro ha indicato chiaramente il dischetto. Prepariamoci ad assistere a un tiro dagli 11 metri. Il punteggio Salà, potrebbe finalmente sbloccarsi. 86-86. Facciamo Neymar. Fa buona guardia No. Anthony Lopez. Poteva, doveva metterla Lo dentro. so, Che spreco. Potevano dare una svolta alla partita. Adesso sarà veramente più difficile. Palla vabbè, pronta capita. per il secondo calcio d'angolo. Conducono in questa statistica sugli avversari ancora zero. È ben posizionato e spazia via la palla. Un altro Un rigore non dato, intervento vabbè. impeccabile. Ripartono all'attacco direttamente dalla propria area. Ad attaccare così si rischia sempre il contropiede.
Prova a verticalizzare. Vede lo scatto e cerca la profondità. Era al posto giusto, un bel anticipo. Kimmich. Pallone interessante, in verticale. No! Ma che ho sbagliato, ragazzi. Prova a darla profonda nello spazio. Avrei meritato di beccare il gol. Gran prova di forza, palla recuperata. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Occasione per il contropiede. Vai. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. Joao Felix. Mbappé. Ci prova con un pallone profondo. Pressing molto fisico ma regolare per l'arbitro. Palla recuperata. Mbappé! Prova il lancio in profondità a calibro male. Joao Felix. Prova Salah. Azione famosa e se ne avvede l'arbitro. C'ha ragione Milda a dire ne ho fatto solo uno, su. Vabbè. L'arbitro ha deciso di punire con il cartellino Barella addirittura. Fallo commesso in precedenza. Parata di Donnarumma. Grande Gigio. Una parata fantastica. Ha colpito bene la palla, ma il portiere ha risposto veramente alla grande. Beckham è pronto a calciare il corner. Veloce. Da una parte all'altra del campo. Di certo non ci si annoia. Passaggio fantastico. A spazio, tocca con la testa. Un palo Si sblocca il risultato. Si è lanciato sulla palla come un avvoltoio. Grande senso del gol. La difesa era nell'aria e lui li ha puniti. E il risultato si sblocca 1-0. Da azione, reazione. Questo vantaggio causerà la risposta immediata degli avversari. Questo è sicuro. E adesso per noi viene il bello. C'è l'opportunità per il contropiede. Difesa ancora decisiva. Palla filtrante per Salah. Di nuovo in possesso, ora possono riprovarci. Joao Felix. Opportunità di ripartire. Joao Felix. Salah. Sulla fascia, è libero. Cross. Stanno giocando con una... Può colpire! Ottimo tentativo, ma non trova il gol. E sarà il secondo calcio d'angolo della loro partita. 2 per la compagine avversaria. Il portiere allontana il pericolo. Beckham prova a metterla al centro. Hanno perso tempo. Occhio alla parata di Donnarumma. Sì, vabbè, ma c'era un fallo enorme. Tiene palla con un bel gesto tecnico. Prova a giocarla in profondità. Male. Manda tutti a prendere un tè caldo e a riposare. Male. Escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno allora, finora, subito. Ma la partita è ancora lunga. No, Tonali pure giù. Devono Tonali continuare giù. A credere in se stessi e insistere nel loro dentro del Bruyne. Così possono ribaltare la situazione. Ovviamente a centrocampista. E ci spingiamo più forte. Messi qua. Dentro Mbappé. Fuori comando. Ecco. E...
E se non va bene, inseriamo anche Holland. Forza ragazzi, forza. Substitution for Italy. Modric. Ed ecco che comincia la seconda frazione di gara. L'Italia ha ancora un tempo davanti, nulla è perduto, ma deve assolutamente affrontare questo secondo tempo con un approccio completamente diverso e prendere in mano la partita fin dal primo minuto della ripresa. Tenta e il portiere ci mette una pezza. Ci credo. Cercano l'azione veloce. Sceglie di andare per vie verticali. Può andare. Meno male Gigi. Straordinaria motivazione da entrambe le parti. Facendo male da soli. All'entusiastica azione d'attacco ha replicato una dimostrazione di caparbietà difensiva. Ma fallo di che? Mohamed Salah è l'autore del fallo. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Neymar, ennesima palla recuperata, allarga il gioco con palloni a sinistra. Rafael Leao, Davis, fischio deciso dell'arbitro, si ripartirà con un calcio da fermo. Vabbè, gli aveva dato il vantaggio. Confermiamo che l'intervento falloso di poco fa gli è costato una munizione. Occhio al tiro. Un'ottima opportunità che la munizione a go go proprio. Esito sfortunato, cambiato. Ma spaventato non poco gli avversari. Pallone interessante in verticale. Palla in profondità per Mbappé. Rete! Ma vieni. Una prelibatezza, una giocata perfetta. Riescono quindi a pareggiare, tutto da decidere. Il portiere non se l'aspettava, non ha potuto farci niente. La mossa giusta al momento giusto. Dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo la mette dentro. Come è entrato in partita? È stato un cambio veramente azzeccato. Si riparte di nuovo in parità. Quando ci sono in campo due squadre di questo calibro, ecco lo spettacolo che ti aspetta. Vai, 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 vai. Botta e risposta, colpo su colpo. Ora bisogna vedere chi avrà più carattere a centrocampo e freddezza sotto porta. Passaggio intercettato. Peccato. The attendance for this la gioca match a sinistra. Rovina la festa agli avversari intercettando il pallone. Ha dettato bene il passaggio con un bel movimento sulla fascia. Supera il diretto avversario. Che rischio si è preso con questo pallone. Gioca Cancelo. Bravo. Dunque, rimessa laterale. Vabbè, calcio d'angolo. Per questo sono tre gli angoli della loro partita. Due per i rivali di oggi. Vai Messi, pensaci tu. Pensa il portiere a respingere. Possibilità di contropiede, hanno tutto il campo davanti. Attaccare con troppa foga a volte può condurre a un capovolgimento di fronte. Vede lo scatto e cerca la profondità. È libero di creare pericolo. Fuori gioco. È fuori gioco per lui. Diamo un'occhiata un po' alle stanchezze. Neymar, anche Messi in realtà. Io che faccio entrare? Centrare volante. Proviamo così. A quanto pare ci sono dei cambi da entrambi i lati. Neymar. Coming on the field is Erling Haaland. Substitution in progress. Una serie di passaggi puliti, efficaci. E trova il compagno. La difesa lo chiude senza tanti complimenti e riconquista la palla. Provano a partire in velocità. Vuole sfruttare lo scatto. Messi.
No. Errore qui, pallone sprecato. Grande Militao. Gioca Cancelo. Ci prova con un pallone profondo. No. Prova a darla profonda nello spazio. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. La mette sulla sinistra. Palla di nuovo verso il centro. Stanno provando. Prova la conclusione. Va bene. Tiro davvero da dimenticare. Ha caricato il tiro come meglio poteva. Non era facile. Ma quando una conclusione così va dentro, diventa un Eurogol. Peccato. L'ago della bilancia potrebbe pendere da una parte o dall'altra. Non si stanno risparmiando sforzi. E dai. Sceglie di andare per vie verticali. Hernandez. Gaspadori. Scavalca la difesa con un pallonetto. Stanno facendo di tutto per vincerla. Secondo me attaccheranno fino allo scadere. Mohamed Salah. No, sbagliato. Hanno girato la manopola dell'intensità e si vede, Fabio. È gratificante assistere a un match così, in cui entrambe le squadre giocano per la vittoria fino alla fine. Ah, che m'ha fermato lì. Kimmich. Mbappé. Vede lo scatto e cerca la profondità. L'allenatore non può essere certo felice di questo passaggio. E dai. Conclusione. Che rischio. Era un'occasione ghiotta, Fabio. Non ha trovato la porta, ma la difesa avversaria ha avuto un brivido. Che rischio. Prova Salah. E qui prende chiaramente l'avversario, dunque punizione. E beh. Si fa trovare pronto e allontana il pallone. Chissà, Fabio, se le squadre si accontenteranno del pareggio o se assisteremo a un colpo di scena. Mbappé sfugge all'avversario con un numero. Ed ecco un'altra rimessa laterale. E l'arbitro aggiunge ulteriore recupero. Non riesce a vincere il duello fisico. Davis. Accontentiamoci, ragazzi. Sesta partita senza sconfitte della fase. Non è che sono soddisfattissimo del punto, ma è stato un avversario ostico. Abbiamo fatto un punticino, va bene, ci avviciniamo alla promozione comunque. Dai. Non si può sempre vincere, ma l'importante è non perdere. Voglio vedere quante partite riesco a non perdere. Siamo a 6 partite giocate senza sconfitte. Vediamo fin quando dura l'imbattibilità. Siamo a 4 punti, ne mancano 5. In teoria 2 partite. Staremo a vedere. Ciao!